Questa seconda parte, che come vi anticipavo in apertura, ha una prospettiva, ovvero una prospettiva più teorica rispetto a quella relativa alla prima parte, però una prospettiva quella della prima parte che senza dubbio è stata di utilità proprio per capire quali sono poi effettivamente le problematiche che si pongono a livello pratico in ordine all'utilizzo di strumenti come quello della digitalizzazione. Questa prospettiva teorica ci viene offerta da illustri colleghi, illustri studiosi, che diciamo, daranno in una dimensione più diciamo, astratta, però assolutamente calibrata su quella che è l'attuale realtà, soprattutto normativa, una idea di quello che è lo stato attuale appunto della regolamentazione inerente ai vari ambiti che tocca in questo complesso fenomeno della digitalizzazione del patrimonio culturale. E, il primo illustre studioso, collega, nonché amico, membro del comitato scientifico dell'Ogibac, a cui do la parola, è il professor Lorenzo Casini, professore di diritto amministrativo all'IMT di Lucca, soprattutto direi proprio forse quello più in grado di poterci dare un'idea di quelle che sono le prospettive secondo la prospettiva pubblicistica, in quanto consigliere giuridico del ministro dei beni culturali, dei beni delle attività culturali e del turismo. Quindi la parola a Lorenzo, con molto piacere.